Marco, capitolo primo, dal verso 40. Così è scritto in Marco, al capitolo primo, dal verso 40. Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E detto questo, subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Fin qui, parola del Signore. Questo miracolo, che per me riveste un valore straordinario, che va molto al di là di quello che è la guarigione che quest'uomo ottenne, ma è piuttosto l'attitudine di Gesù, la sua compassione, il suo sentimento d'amore profondo e di accoglienza che mi colpisce in questo miracolo, e di questo poi parleremo. C'è però qualche cosa che va trovata subito nel testo, ed è la fede di quest'uomo. La fede di quest'uomo è straordinaria, non solo perché ha ben chiaro nella mente chi è colui al quale si sta rivolgendo, ma perché la fede in lui lo spinge, è una spinta irrefrenabile verso Cristo. Sapete, quello che fa quest'uomo è un azzardo, è un atto di coraggio, quello cioè di rompere gli indugi e anche le regole rigide e severe che gli imponevano di stare lontano dalla società e dagli uomini che erano sani, e corre verso Gesù. Corre con certezza, con sicurezza, non con dubbio, non con timidezza. In altre parole, non è la frase che il padre del figliuolo lunatico epilettico disse: se puoi farci qualcosa, vedi tu se ci puoi mettere in qualche modo un rimedio, se puoi. E Gesù dovette dirgli: dici se puoi, tutto è possibile. A chi fissa lo sguardo su Cristo, tutto è possibile a Dio. Quest'uomo invece ha una certezza assoluta e non pone alcun limite a Dio. Non è una questione di non so se ce la fai, non so se puoi, io ho un grosso problema, ci provo, hai visto mai che in qualche modo posso rimediare? Non ne sono sicuro, ma le ho provate tutte, provo anche questa. E non c'è questo sentimento, c'è una certezza ferma. E la grandezza della fede di questo lebbroso sta proprio in questo, nel riuscire a vedere in Cristo colui che può ogni cosa e accostarsi a lui con questa piena certezza. Ora, sapete, è meraviglioso questo. Noi dobbiamo imparare dalla fede di quest'uomo. Perché egli vide in Cristo l'Eterno e l'Onnipotente che era venuto incontro a lui. Questo è meraviglioso. È un po' come il cieco di Gerico, che vede, ovvero che sente passare Gesù dinanzi a lui e dice: questa è l'occasione, non posso perderla. Ora il Signore sta passando dinanzi a me. Ricordate il verso che dice: cercate il Signore finché lo si può trovare? Quel cieco aveva chiarezza di questo. Ora l'Eterno passa dinanzi a me. Ora devo gridare a lui, ora egli può toccare la mia vita, ora l'Eterno volge il suo sguardo su di me. E
E questo lebbroso ha questa piena consapevolezza che gli è offerta la possibilità di entrare in comunione con l'Eterno Creatore del cielo e della terra, colui che tutto può. Ed è questo quello che vede in Cristo Gesù. E questa affermazione di fede che è riportata negli Evangeli è gloriosa, è meravigliosa. Quest'uomo si getta in ginocchio ai piedi del Signore e senza esitazione gli dice: se tu vuoi, tu puoi, perché tu puoi ogni cosa. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Io sono qui per chiederti se vuoi di guarirmi, perché tu tutto puoi. Oh, volesse Dio mettere la stessa fede nei nostri cuori, fratello. Si pone dinanzi a Dio con la consapevolezza che non v'è limite a Lui. Non guarda le circostanze, non guarda il suo corpo che si sta disfacendo, non vede l'impossibilità di guarire da questa malattia, non ha dinanzi i terrori che questa malattia dovrebbero procurargli. Egli ha dinanzi la certezza che Dio può e corre a Lui e si inginocchia dinanzi a Lui. Ma a coloro che manifestano questa fede, Dio serba qualcosa di meraviglioso. Ora ascoltate, quest'uomo non aveva nulla che potesse farlo accogliere dal prossimo. Per legge doveva stare lontano. Era un lebbroso, maleodorante, allontanato dalla società, dipendente dalla carità degli uomini, senza speranza, ripudiato. Egli stesso doveva gridare immondo, immondo. E la lebbra, noi sappiamo, è simbolo del peccato. E quest'uomo doveva gridare, confessare, ogni qualvolta incontrava qualcuno, che lui era impuro, era ricoperto di questa malattia infamante, simbolo del peccato. E in questo senso quest'uomo rappresenta l'essenza del peccatore, di colui che non ha niente di buono in sé. Ma c'è qualcosa che rende il peccatore accetto dinanzi a Dio, ed è la fede. E quest'uomo non ha altro che questo da presentare, non ha nient'altro che questo, e corre con la sua impurità, con il suo peccato, corre a Gesù, però armato dell'arma che può aprire la porta che conduce direttamente alla grazia di Dio, la fede. E quando quest'uomo si pone con questa fede dinanzi a Cristo, qui avviene il miracolo più bello, il miracolo della rivelazione del cuore di Dio. Se tu vuoi, tu puoi. E Gesù fa questo, tende la mano e lo tocca. Nessuno l'avrebbe fatto, ma egli accoglie il peccatore che si accosta a lui con fede. È meraviglioso. Non c'è impurità, non c'è peccato che egli non possa perdonare, e non c'è peccatore che egli non accolga quando questi giunge a lui con la fede nel cuore. Tende la sua mano, lo accoglie, lo stringe a sé. Mi spinge ad una riflessione importante questo. Cristo come il rifugio, Cristo come colui
che è l'essenza stessa del vero amore, della grazia, della misericordia. Dio incarnato per abbracciare, per accogliere il peccatore. Ed è straordinario il fatto che la fede sia sufficiente per il Signore per cancellare in un momento quel segno stesso della sua impurità, quel segno stesso del peccato. E non ha fatto lo stesso il Signore con i peccati di coloro che, come noi, hanno saputo correre a Lui, dicendo: Signore, se Tu vuoi, Tu puoi perdonarmi. Se Tu vuoi, Tu puoi accogliermi. Se Tu vuoi, puoi fare di questo peccatore un Tuo figliuolo. Ed egli stesa la mano. Non ha additato le nostre impurità. Non ha additato le nostre bassezze. Non ha additato i nostri demeriti e peccati, ma ha steso la mano, quella mano che è stata affissa alla croce, quella mano sanguinante, e per mezzo di quella mano sanguinante, di quel tocco benedetto, noi siamo stati purificati e accolti come figli. Questa è la piena certezza del credente. Questa è la sua piena libertà. Sapere che il mio peccato è stato vinto da colui che mi ha voluto presso di sé e che ha provveduto egli stesso per la mia purificazione, affinché, purificato dal suo tocco, ottenuto per la fede, io potessi avere comunione con lui. È bello questo, fratelli, per noi? Ma guardate che cosa mi spinge a dire tutto questo. Se Cristo, il santo e il puro, accoglie il peccatore che con fede ed umiltà si accosta a Lui, io che sono stato purificato da Cristo, potrei rifiutare mia sorella o mio fratello che viene a me? Ci avete mai pensato a questo? Avete mai pensato a come il nostro cuore troppo spesso si chiude al fratello o alla sorella, avanzando giustificazioni a causa del demerito o dell'errore o del peccato commesso, dall'offesa, dall'oltraggio ricevuto? Eppure Cristo accoglie, eppure Cristo ha accolto me, eppure Cristo apre le braccia, stende la sua mano. Ora, come potrei io chiudere le mie braccia al fratello, alla sorella? Io che sono stato accolto da Cristo Gesù. È un po' come la storia del servitore spietato, la ricordate? Quella che fa rabbrividire i nostri cuori ogni qualvolta la leggiamo. Un uomo si presentò al suo signore che chiese conto del suo debito, e il suo debito aveva un ammontare straordinario, impossibile da pagare. E quest'uomo, come il lebbroso, si inginocchiò dinanzi al suo signore, implorandogli: Signore, abbi pietà di me. E il suo signore, mosso a compassione, gli perdonò il debito, gli condonò tutto il debito. Ma questo sciagurato di servitore, uscito, incontrò il suo conservo che gli doveva pochi danari, e preso dal collo lo scuoteva e gli diceva: dammi quel che mi spetta. Sapete, quel servitore malvagio finì in prigione perché il suo signore fece a lui quello che lui aveva fatto al suo conservo. E sapete, questo ci spinge a riflettere.
C'è un comandamento che è assai duro da mettere in atto, che dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E io sono stato amato da Gesù e sono amato da Gesù, malgrado i miei difetti, malgrado i miei errori. E c'è un conforto glorioso che quando vado ai suoi piedi e confesso i miei errori, le sue braccia sempre mi accolgono e il mio cuore si commuove fino alle lacrime per la sua grazia e il suo amore. Ora, questo è l'amore di cui Cristo ci ama e ci ha amati. Questo è l'amore che noi dobbiamo imparare a manifestare gli uni gli altri. Ma guardate che non è umano, non è un semplice atto di volontà. Non lo pensate. Sapete quando il credente è messo in grado di amare come Cristo ama? Quando è unito a Lui. Quando il suo amore sgorga nei nostri cuori così impetuoso e forte, quando la comunione con il nostro Dio è così intensa che questo amore diventa impossibile da frenare e noi non possiamo non dare agli altri ciò che scorre direttamente dal cuore di Dio, perché è vivo in noi, è forte in noi. Ma questa è la testimonianza che noi dobbiamo dare al mondo e ai nostri fratelli, è quella di amarci, di accoglierci, di perdonarci come Cristo ha perdonato noi. Vedete, questo è ciò che il credente deve seguire. Quando mia sorella, mio fratello mancasse contro di me e io provassi dolore grande, non devo dare libertà ai pensieri che mi dicono: ha sbagliato, mi ha ferito, si è comportata male, Ma devo piuttosto dire: Signore, se io avessi sbagliato come lei ha sbagliato con me, se io avessi sbagliato con te allo stesso modo, tu cosa faresti? Fa che io faccia lo stesso. È un'occasione per affermare la mia cristianità, non per acuire divisioni o carnalità. E sapete, se noi tutti ci impegniamo in questo e rinnoviamo nel nostro cuore quell'accoglienza gloriosa che Cristo ha avuto per noi, quando carichi del nostro peccato siamo andati ai suoi piedi, speranzosi solo della sua grazia e del suo amore, della sua misericordia, senza poter avanzare null'altro se non la fede in ciò che Egli è. Ed Egli ci ha accolti. Quando noi ricordiamo questo, fratelli, dobbiamo poter dire: Signore, Tu mi comandi di amare i miei fratelli come Tu mi hai amato. E sapete, c'è qualcosa di miracoloso in questo. Perché se io e te cerchiamo questo amore, io e te stiamo cercando Cristo in noi, vivente. Perché solo mediante la potenza del suo Spirito, mediante la comunione con Lui, noi possiamo offrire questo amore che sgorga nei cuori di coloro che sono ripieni di Lui. Chiunque ha sete di questo amore, venga a me, beva. L'acqua che io gli darò saranno come fiumi che sgorgano dal suo seno.
Ed è questo il senso. Noi possiamo dare quello che riceviamo da Dio solo quando lo riceviamo. Ed è per questo che se io e te cerchiamo in Cristo la pienezza del suo spirito e cerchiamo in Lui la capacità di essere come Lui ci vuole e non accontentarci di una religiosità formale, ma di Cristo vivente in noi. Noi saremo capaci di manifestare gli uni gli altri che Cristo vive in noi, così come dichiara l'Apostolo Paolo nell'ultimo capitolo della lettera ai Corinzi, quando parla di concordia, di parità di sentimento, di pace, di armonia, che sono la realtà che deve vivere nel cuore di chi ha Cristo in lui. E allora vedete, misurarsi col cristianesimo è importante, perché ci dà l'esatta misura di ciò che noi dobbiamo essere, ovvero divenire, nella comunione col nostro Dio. Il Signore ci ha chiamati testimoni di chi? Di colui che tende la mano verso il peccatore e dice: io ti voglio perdonare, io ti voglio guarire, ti voglio purificare, ti voglio accogliere a me. Testimonia di questo Dio, testimonia di questo Dio che abita nel tuo cuore. Come? Aprendo il tuo cuore come Cristo lo ha aperto a te, verso il prossimo. Non è straordinario questo? A volte contemplo con ammirazione e gioia alcuni credenti che si studiano con tutte le loro forze di fare al prossimo quello che Cristo ha fatto a loro, a dispetto di ogni difficoltà, a dispetto di ogni oltraggio, offesa o prezzo da pagare. Si sentono vincolati. Qualche giorno fa parlavo con un fratello e mi diceva: ma come faccio a non comportarmi così? Il Signore l'ha fatto con me, mi sento vincolato, non posso fare altrimenti. Come posso poi andare alla presenza di Dio se non manifesto verso gli altri l'amore che Dio ha manifestato a me? E sapete, noi abbiamo bisogno di questo, di un cristianesimo bello, vissuto nell'amore. E il diavolo perde tutte le sue armi se noi viviamo così. Come farà a mettere zizzania tra noi se noi perdoniamo il nostro fratello come Cristo ha perdonato noi? Come farà a creare divisioni se accogliamo tutti i nostri fratelli come Cristo ha accolto noi? Come farà a distogliere lo sguardo di chi entra da Dio quando noi manifestiamo in tutto l'amore di Dio? Esiste un cristianesimo bello, fratelli. E c'è un solo cristianesimo bello, quello che sgorga dal cuore di Dio e attraversa il tuo cuore per giungere agli altri. Quello è il bel cristianesimo. Quando tu disarmi il tuo fratello perché lo conquisti con la pace, con l'amore, con la grazia, che ha origine non in ciò che il fratello è o che il fratello fa, ma in ciò che Cristo è e in ciò che Cristo ha fatto e fa per te. Oh potente amore di Gesù, discendi su noi e donaci la grazia di
di poter testimoniare del tuo amore, amando. E quando il nostro cuore si inacerbisce, quando il nostro cuore si amareggia, perché la carne grida e vuole ciò che reclama, tu piega le tue ginocchia dinanzi a Dio e digli: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi dall'amarezza del mio cuore e rendermi capace di amare come tu ami. E secondo voi il Signore che farà? Stenderà la sua mano, ti dirà: lo voglio, toglierà l'amarezza dal tuo cuore e ti riempirà del suo spirito affinché tu sia capace di amare il prossimo come lui ama te. Sapete, io ho un sogno: che prima che io varchi la soglia dell'eternità possa vivere con i miei fratelli pienamente questo Evangelo, un Evangelo ripieno di spirito, un Evangelo ripieno d'amore, un Evangelo ripieno di misericordia e di grazia, come testimonianza di ciò che abbiamo tutti insieme creduto: la croce di Cristo Gesù, il prezzo pagato per l'amore che Dio ha avuto. Verso chi? Verso dei lebbrosi che hanno dovuto gridare immondo, immondo per tanto tempo, fino a che non hanno piegato le proprie ginocchia dinanzi a colui che ci poteva e che voleva purificarci, che stendendo la sua mano e toccando il nostro cuore ci ha resi nuove creature in Lui. Manifestiamo, fratelli, questa nuova creazione, e l'Iddio della pace sarà con noi per saziarci del bene più grande, la sua presenza e il suo amore in noi. Chiniamo il capo in preghiera.